scritto la sana alimentazione, per cui mens, mente, il corpo è sano, quindi il corpo agropirateria, agroalimentare, legalità agroalimentare. Quindi quando Andrea Iovino, il direttore del Vino, mi ha chiesto di fare la moderatore in un dibattito comunque parlasse di legalità, io mi sono sentito onorato, sono più entusiasta, anche perché del resto opero nel settore, perché sono un agente del Corpo Forestale dello Stato, e quindi mi sembrava anche adatto alla mia presenza come moderatore. Però mi sono reso conto che quando più là ha iniziato a parlarmi i mobili nel 480 a.C. quel baluardo è molto importante perché dà la possibilità agli altre città greche di quello che è l'Oriente con l'arte alloese. No, però riferiamoci alla cultura, è morto qualche giorno fa degli strofi. Guardo sempre le mani di chiunque, a qualunque età, da quando nascono fino ai occhi. Gli occhi ve lo spiego subito perché. L'orecchio è la prima porzione che si forma e gli occhi sono la porzione del nostro corpo, del nostro soma, che rimane invariata nel tempo. Chiedo sempre a qualcuno di togliersi gli occhiali se deve essere fotografato, perché togliamo proprio la luce, no? del nostro essere, della nostra essenza. E l'essenza non è solo quello che appare, ma è soprattutto quello che nasce dal nostro cervello, passa dal cuore. Perché le nostre scuole hanno una sola grandissima. Sia appunto si richiami a certi aspetti della legalità che faceva la relatrice precedente, sia anche su questo discorso del fare. Io vedo insomma anche in sala persone con cui esperienze passate sono state. Un attimo solo, ti ho dimenticato una cosa importante di un po' dal discorso così a braccio. Sono una docente di Lausso, provengo dall'istituto comprensivo con la sezione secondaria primo grado. Se sono presente ad Expo Forma insieme alla collega Giuseppina Morello, non è casuale, sono qui per parlarvi brevemente dell'esperienza progettuale iniziata lo scorso anno quando, nominata funzione strumentale offerta formativa, ho svolto l'incarico di referente della biblioteca. Ho iniziato a partecipare agli incontri territoriali inerenti al progetto Amico Libro. Proprio in quel periodo ho avuto modo di conoscere sia il professore Maurizio Ugo Parascandolo che il direttore di Expo Scuola, professore Iovino Andrea. In dicembre ho interpellato il mio dirigente professor Rocco Colombo per dare una risposta concreta al pari delle altre scuole campane alle iniziative nate in occasione della festa del libro 2009. Il tempo più puro da questo posto che ha dimostrato che anche i meticci hanno un'anima. È un piano di ammazzare, è un piano di latire su. Io ho avuto un attimo di attimo di un piano molto su e sono stato andando di su. Professoressa Lauso, professoressa buongiorno, i suoi studenti, guardate come la applaudono, sono contenti di vederla su questo palco, vogliamo guardarci insieme cosa è stato, venga con me, guardiamoci un attimo insieme, sì, non si emozioni, intanto noi le facciamo vedere che cosa è successo in questi giorni in Expo, così anche i suoi giovani, questo filmato che gira molto spesso questa mattina, è sempre per un po'. Ci ha dato la possibilità di partecipare
ancora una volta questa bella esperienza di Expo Scuola insieme agli alunni classi terza e portiamo una storyboard bellissima che ieri sera è piaciuta tanto in seno all'Expo Scuola. Ma è emozionata perché sta su questo palco, perché sta accanto a me? Per tutte e due le cose. No, veramente, per tutte e due le cose. Sono felicissima, soprattutto perché i ragazzi possano rendersi conto che devono andare avanti su questa strada e anche le colleghe qui presenti possono continuare insieme a me, insieme ad altri colleghi, questa bella esperienza e questo lavoro. Beh, da presentare. C'è l'industria, 5 minuti. Io lo presento in modo semplice. Il lavoro nasce come prosieguo del Ti racconto il mio paese, c'è un libro cartaceo dove noi abbiamo raccontato i due territori, Polle e Pertosa. La storyboard è nata come idea dalla professoressa qui presente, collega Morella, che ha raccontato le fontane di Polle. A me è piaciuta tanto, i ragazzi sono rimasti entusiasti e le abbiamo ampliato, per cui adesso in 5 minuti ve lo faremo vedere perché è molto molto più bello da vedere che sentire me. Grazie. Si sono unite diverse attività e sono confluite nel progetto in Homo Band Expo Scuola. Questo progetto, del quale i giovani sono i protagonisti, perché sono i giovani che realizzano gli itinerari turistici legati a questa tematica, è stato inserito nel progetto di gestione del sito UNESCO. Quindi i giovani sono i protagonisti a tutti gli effetti e gli amori. Da diverse scuole tedesche, peraltro gemellato con l'Affanno Primo di Salerno. Esatto, ho approfittato della loro presenza per portarli anche a visitare l'università e quindi anche c'è stata l'occasione di questo evento. So che state facendo un bel lavoro, l'assessore Giannone è contento, ovviamente io credo molto anche nella delega, lui è l'assessore a ramo ed è lui che deve prendere e fare il suo giudizio, anche se per quel siamo molto lieti di essere qui oggi. Es ist ein kurzer Besuch hier in der Region, aber wir sind sehr überrascht und auch sehr erfreut, wie hier die Schülerinnen und Schüler, die Studenten sich auch informieren über den zukünftigen Weg. Und wir bedanken uns, dass wir hier sein können und wir laden Sie ein, dass wir auch mal in den